E allora il giorno dopo ripercorriamo la vicenda che ieri ha visto protagonisti gli amici della Canottieri Ilario e siamo qui all'esterno della sede, vicino al monumento ai caduti, qui dove ieri, Presidente Leo, avete salvato un ragazzo che è caduto in acqua, proprio lì, lo facciamo vedere, lì in quel muretto Certo, dietro. lì dietro. Ecco, che è successo? Poi ce lo facciamo raccontare da Andrea che è stato protagonista Beh, assoluto. protagonista l'Andrea. Qui siamo fortunati perché siamo sulla zona trampolino. Ieri stavamo allestendo con le luci il Ecco, stavate trampolino. mettendo le luci, vero? Che Sì, sono. le Ecco, luci quindi. e la luce, quindi fortunatamente eravamo all'esterno. L'Andrea è sceso, si è avvicinato a parlare con Emilio e gli dice: "Ma secondo me è una testa quella." Che è inusuale perché è Inusuale, dicembre, inusuale. la persona Dicembre, abbastanza nell'acqua. vicino al trampolino, difatti ha cacciato un verso, lui ha reagito lentamente. Corsa, l'Emilio prende il serbatoio della benzina, Andrea sale sulla barca, l'ha recuperato. Diciamo che Andrea, se non erro, Ecco. l'operazione più difficile è stata quella di sollevarlo perché era veramente pesante, però l'ha tirato Andrea, fuori ecco, dall'acqua. era un Sì. ragazzo marocchino, Così, però vestito così, quindi sì. Sì, vestiti completamente inzuppati, vestito, inzuppato. ovviamente in E stato di ipotermia, sì, immagino. sicuramente temo sia stato anche un po' in acqua, per cui ieri anche la giornata era molto fredda. Molto, sì, infatti. L'operazione di tirarlo fuori, grazie al presidente e al mio collega Emilio, è un ragazzo di colore che era fuori, che ha assistito alla scena, ci ha permesso di salvarlo. Poi sono arrivate automedica, ambulanza, pompieri, polizia e hanno fatto tutto quello che Sì, però hanno ritenuto. questione di pochi minuti, perché se nessuno se ne accorgeva, Andrea Probabilmente poteva. poteva Molto succedere, esatto. sì, poteva andare a fondo e Esatto, sì. infatti, quindi ha avuto una prontezza davvero pazzesca, ma non è la prima volta. No, situazioni diverse, È giusto dirlo era questa cosa. gennaio del 2014, nella zona della diga foranea, un gruppo di nostri ragazzi era fuori per l'allenamento di corsa, gli è sembrato di vedere un corpo galleggiare in acqua, sono subito corsi ad avvisarci e anche in quell'occasione siamo corsi per vedere, in attesa dei soccorsi, questa signora aveva chiesto aiuto proprio con un Filo di voce. sottile, sì, Si filo di sentiva, è voce, vero. e a quel punto, vabbè, avevo deciso di anticipare l'arrivo dei soccorsi e di buttarmi per aiutarlo. Ieri alla fine è andato all'asciutto, è andato tutto bene, che eravamo qua Che ancora nella barca. dire, Che dire, bravo adesso Andrea, bravo bravi Andrea, tutti. perché in effetti. Io posso dire una roba, la Canottieri Ilario allora non vince solo con gli atleti, ma vince anche sul sociale. Beh, è una cosa che ti riempie di orgoglio, Grazie penso. molto, molto. Bene, grazie Presidente e soprattutto un grazie ad Andrea Grazie a voi. e a A tutti. Emilio, il mio collega, e è sempre un All'altro lavoro, ragazzo che non ragazzo che conosciamo, ma purtroppo non sappiamo il è stato nome. veramente Ecco, bravo. poi avete Intanto. saputo se è ripreso No, dallo. non Non lo sappiamo. so. Notizie non ne Ok, abbiamo. Notizie di oggi no. Però è perfetto. sempre comunque, sia ieri che la volta scorsa, un lavoro di squadra. Poi è sempre il mio nome, vabbè, fa piacere, però è sempre da dividere i meriti con tutti.